Quindi siamo tutti fuori, tutti out, tutti a seguirci questa Q3 dalla poltrona. Vai Mattia, Mattia il primo e Utopix secondo come in Australia. No, forse no, non è vero. Vabbè, insomma, un po' incerta la situazione, non sono sicuro chi possa fare la pole, probabilmente penso sia facile puntare sulle Alfa Romeo, però Bobby e Chicks sono stati veloci, Giosuè anche, Ivan venne ancora male, ma più per incostanza, penso. Gallien non credo abbia lo spunto. Sovversimo sarà da vedere. Utopix non mi è parso velocissimo come in Australia. Mentre continuano il loro rapporto di odio, come detto prima, Mauro, Enzo, Alberto soprattutto, di nuovo altra brutta qualifica. Lui che di solito è uno che si qualifica sempre bene. Battuto di nuovo in qualifica da Rilex. Quindi Mattia, Utopix, Galliens, Chicks, Joe Swag, Supersimo, 6 macchine diverse. Poi Ivanven e Bob Lee. Abbiamo addirittura 8 macchine diverse. L'unica macchina che non c'è è la Red Bull. Vai. Galles di nuovo, stesso gioco di prima. Segue a ruota Utopix. No, aspetta. A 27-9. Mentre Galliens sta addirittura guadagnando su Utopix, mi sa. Quindi va. T2. Mattia che penso sia il favorito per la pole, anche se Manu mi è sembrato in palla, 5-2 il tempone, 6-0 addirittura di Utopix. Tempone di Mattia. Ultima curva. X 5-6. Va per 26.8. Mentre Gallien si ha preso Utopix. 27.5 Galles, 27.8 Utopix, Transita Chicks, 27.2, secondo posto. La Chicks è in palla quest'anno, mentre abbiamo Ivanven, non mi sembra male, non mi sembra male affatto, e per pochi millesimi dietro a Chicks. Anche Bob Lee arriva con 5-2 però. Sì, 5-2, vediamo. Nel terzo settore penso sia un po' più competitiva l'Alfa Tauri dell'Alfa Romeo. Per metterla in pole o per fare secondo? Mamma mia, Secondo. di pochissimo è dietro Bob Lee. 5-1 di Manu. Ah, 5-1 di Manu. Bloccaggio all'ultima curva. Forse ha perso un po' l'attimo, ma anche lui dovrebbe essere messo bene. Primo, 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 27, 26 e 6. Fa meglio anche nel terzo settore. Dove va? Vai, seguiamo Gabri. Comunque abbiamo visto dei 26 e 8, 26 e 9 in Q2, quindi insomma. Grazie.
28-0. Non è il migliore che ho visto. Giusto di rientrare ai box. Super Sim è rimasto invece ai box. Forse ha tagliato. Classica Ferrari che in Q3 non ne azzecca una. Mentre Gabri 1, 5 e 4. Comunque potrebbe metterla in seconda fila. E poi partendo con le rosse potrebbe essere un pericolo nei primi giri. Arriva Gabri. 27-102, quarto posto. Daniel sta addirittura fa due giri sulla stessa gomma. Strano. Uguale. Ah no, ah no, no, si è migliorato ma è rimasto settimo. È migliorato di 20 millesimi. Quindi. Wow. Cosa fa? Scusa, al terzo giro? Al terzo tentativo? Sì, ma vabbè, ma ha fatto due giri secondo me. Ha fatto outlap, giro veloce, giro di rilancio, giro veloce. Mo sta rientrando. Beh, quindi comunque a parte Gallians nessuno fa tre giri, anche se Rai mi sembra stia spingendo, eh. Ma è alto. Quindi nessuno su tre tentativi, anche perché mi sa che non hanno le gomme. Alfa Romeo, Alfa Tauri. Solo che oggi è riuscito Autopix, è uscita la McLaren. Per loro, cioè, cazzo, se fare questi tempi qua, tagli, va bene. Sì, sono tutti nei giro out. Io quando parlo che ti contesta il mio best, 26-7, male. Ma a te ti è andata male perché secondo me ti saresti migliorato comunque, Enzo. Sì, ti bastava poco. Di poco, ma era tre quintali. Vabbè, ha fatto neanche il primo settore. Vabbè, ma poi Ivan è passato con 27,2, mi sa, 27,3, quindi no, 28. Quindi sì, 28,2. Quindi è uscito Bob Lee, è uscito anche Mattia. Mentre lo Super Simo, eccolo. Ah, purtroppo è difficile seguire tutti, quindi. Ah, io sto su Utopix, vabbè. Da seguire Bob Lee e Mattia, che comunque manca un po' ancora, però. Vediamo, Utopix. Comunque con la Haas un po' più in difficoltà in questa pista. Pista di motore. Si lancia giù su, esce dai box mano. Gli altri vogliono veramente riservarsi l'ultimo colpo, 2 minuti e 20, ci sono ancora 4 ai box. 28-2. Comunque tira giù un decimo. Mentre Bob Lee è alla penultima curva. Mattia, poi c'è il vuoto dietro. Ma dove non ha le gomme? Andiamo bene. Ah, può essere perché ne ha usate due in Q2, quindi vediamo. Utopix 5-7. Togli altri 3 decimi. Potrebbe andarsi a mettere comunque in seconda, terza fila.
Comunque alla fine vediamo. Bloccaggio potente. Cioè io non è riuscito praticamente all'ultimo, non so se ce la prova. Utopix 27352. Occhio Ivan Ben, che adesso deve pure farsi da parte. E Ivan Ben è veramente uscito all'ultimo di nuovo anche oggi. 28-0, non benissimo Mattia. Oh no, Las, vabbè, Las ha finito il giro. Si lancia a mano, magari qualcuno mi segue a mano, grazie. Così. Vediamo Bob Lee transita con... alza il piede! Bob Lee alza il piede. Però ha tempo per rilanciarsi. Riccardo si è attaccato dietro a mano, praticamente. Mattia... 5-1. 5-1, considerando che era sopra al T1, ha fatto un gran T2. Transita mentre si sta per lanciare Rylex, non so se ce la fa Ivan Ben. 20 secondi, dovrebbe farcela, ma veramente a pelo. Si lancia Rylex. Mattia chiude, 26 e 5, 6, 26 e 6. Pole provvisoria. Sì, ce l'ha fatta anche Gallens, che ha preso, prende la scia della Ferrari. 5-1 di X-Leon, che è sotto di 15 millesimi, gliene servono altri 30. Ne servono altri 30 per sottrarre alla pole a suo compagno di squadra. 9, buono il tempo di Bob Lee. Riccardo 5-0, è dritto centrale. 5-0. Attenzione! Manu! Ugualissimo! È Supersimo, lo metto in pole, incredibile! Supersimo! Cosa ha fatto Supersimo per 23 millesimi? Supersimo per 23 millesimi! Attenzione, vediamo chi c'è! Manca Cix, manca... Mamma mia, Cix è sotto anche lui, ma mi sa non abbastanza. Rylex forse, oddio! Supersimo per la pole! Però parte con gomma rossa. Rai è sotto, ma non penso passerà. Giusto che l'ha messa in quinta. Cix in sesta. Sono tutti lì. È sotto anche Bob Lee, attenzione. È sotto Bob Lee. Ma Bob Lee sbaglia. Bob Lee forse ha finito la benzina. Ivan. Per un 1-2 Ferrari che avrebbe del cavoloso. Ivan con Gallias dietro. Ivan 26 850, e Gallias 26 e 9. Quanto sono vicini, 9 in 3 decimi. E la pole incredibile è di Supersimo. Incredibile. Tanto di cappello, perché con la Ferrari non era facile. Mamma mia, bravissimo. Beffa per Gladiator, che aveva tolto la pole a mano. E se Supersimo ha veramente preso la scia di mano, ha fatto una cosa incredibile. Top 3 in 60 millesimi. Wow! Che qualifica, che Q3! Mamma mia! Dai, è per questo che seguo le gare il giovedì sera. E tra Rai e il settimo, no, anzi, tra Rai e l'ottavo posto, un decimo. Tra Rai e il nono posto, un decimo e mezzo. Qualifica estremamente vicina. Qua abbiamo il sandwich dell'Alfa Romeo, che partono con gomma gialla. Ivan parte con gomma gialla, anche Bob Lee. Quindi quelli con gomma rossa si ritrovano a fine top 10. Mamma mia, vediamo. Supersimo 37-1, 27-5. Ha fatto il miracolo nel primo settore, Supersimo. Mamma mia, veramente bravo, Supersimo. Cazzo. Andare alle 8:30 di mattina. Complimenti. Complimenti. Qualifica veramente bella. Dai, allora, share play e poi registro la gara. Io posso andare quanto voglio, poi mi trovo il coglione da...